sinceramente, se fossi in te, cioè, starei un attimo zitto. Perché sei la feccia, sei lurido. Ma c'hai il pesce! Ma ti piace! Hai ragione. Io ti ho visto da lontano con la mia fidanzatina. Ciao a tutti dal vostro caro Max Random. Ragazzi, oggi siamo qui su Fortnite perché, ragazzi, oggi ma mi ha mandato la richiesta una persona che ha subito attirato la mia attenzione. Si chiamava Max Fai Schifo. Ma vi rendete conto? E ragazzi, mi sono appena reso conto che mi ha pure scritto qui. Raga, stiamo parlando di Max Fai Schifo. Raga, io ho subito accettato la richiesta. Non so come abbia fatto a mandarmela. E sento che ho il nome con i caratteri speciali e quindi non tutti riescono a mandarmi la richiesta. Uè, but schifo, vieni 1v1 nabo. Ok, ti spacco a capa. Aia. Però per questo video oggi andiamo almeno ai 10.000 mi piace. Assolutamente, ragazzi, spoglio di tutti quanti. E andiamo a invitarlo, ragazzi. Voglio sfidarlo, vediamo che dice. Ma perché questo nome? Come ti permetti? Perché sei una... Cosa? Beh, innanzitutto devo dire complimenti per il nome, molto creativo, molto fantasioso. Ho messo gli anni per elaborare questo nome. Tu quindi saresti, a quanto penso di aver capito, un mio hater. Cioè mi hai insultato, hai detto di sfidarmi e quindi... Io sono un hater, non un hater. Non ho capito. Vabbè, Max, cioè io ti voglio sfidare perché i tuoi video proprio fanno sono una ragazza. C'è mia nonna in carriola con le mutande viola, dico meglio. Quindi i miei video fanno schifo. E vabbè, gusti personali. Prendiamo Scar e prendiamo lo spas. Va bene, Titi, va bene? Non so se questa è la sua vera voce oppure no. Sono un po' dubbioso. Ma guarda che inizia già a mettere la porta. Allora ascolta, io però voglio capire da te, no, i motivi per cui odiarmi. Cioè perché tu sei un mio hater. Perché più che altro io sono più forte di te. Sto facendo gli encounter in te. Complimenti. Io sinceramente, se fossi in te, cioè, starei un attimo zitto. Perché sei la fetta, sei lurido. Sono lurido, addirittura. Guarda, io mi sono lavato ieri. Puzzi di canale. Scusa, scusa. Poi devi capire. Stai zitto un po', bimbo bella. Stavo dicendo, allora, io sono un po' sotto, diciamo, cioè sono svantaggiato perché sto usando i doppi picconi che non ho mai usato in tutta la mia vita e non li so, cioè mi trovo scomodo. Sì, okay. Sì, sono ma che... Ma chi te l'ha insegnati questi termini? Mi scusi. Aspetta, aspetta. Comunque, cioè, tu stai usando un trucchettino trucchettoso perché, cioè, io sono imbattibile. No, no, ti spiego. Io sto usando il barbatrucco. Intanto i toni con me li ha... Intanto togli queste costruzioni. Vieni a parlarmi faccia a faccia. Vieni qua, vieni qua, ora. Sei un mio hater, ok? E fin qua ci siamo arrivati. Tu mi odi, dimmi perché mi odi. E insultami se hai coraggio. Vai, voglio sentire. I tuoi video a me, cioè, mi fanno letteralmente cacare. Ah. Cioè, io ti odio, Max, perché tu non mi hai mai accettato una richiesta d'amicizia. Non ti ho mai accettato una richiesta d'amicizia? No. Che cosa ho fatto poco fa? Ma sei stupido! Ah, è vero. Divento una palla. Tu adesso mi stai facendo altamente innervosire i miei organi all'interno del mio sistema intestinale. Si stanno contorcendo perché dinanzi a certi individui tale tua altezza non riesco a rivolgermi. Non riesci a rivolgerti, sei un bimbetto. Vabbè, perché tu giustamente sei molto più grande di me, vero? Ma che vuoi fare tu con sto coso flick qua le robe? Allora ascolta, se mi devo impegnare me lo dici. Adesso stavo giocando con i peli del sederino, ecco. Stai zitto! Comunque, cioè, è impossibile che tu mi hai filato. Perché? Secondo me c'è dietro l'elfo di Heidi. L'elfo di Heidi.
Forse è l'FBI, povero. Ragazzetto mio, tu innanzitutto l'educazione non so chi te l'abbia insegnata. Ma sei flopper! Flopper? Ma c'hai il pesce! Ma ti piace! Hai ragione! No, ma mi sta laggando! Aiuto! Ma che no, Scoop, che manco c'è il cecchino. Allora, ascolta! Mi sto arrabbiando, brutto hater! Basta! Ma come? Io sono già, ma vedi, tu imbrogli. Cioè, aspetta che c'è il limite, fermo! Ma io qua non posso neanche curarmi, è ingiusta questa cosa. Ma tu hai troppe armi in più di me, eravamo rimasti che si prendeva soltanto scar e pompa. Allora, ascolta. Ma non è vero. Comunque, guarda, devo farti i miei complimenti, signore Eterino. Ma tu innanzitutto come ti chiami? Cioè, perché adesso parlando di tutto, facciamo un attimo i seri. Io non so neanche come ti chiami. Cioè, come ti posso chiamare? Perché chiamarti Max fai schifo non è molto bello, se devo dire la verità. Da piccolo mi chiamavano il collo bruciato. Perché c'avevo la testa un po' bruciata. Praticamente correva l'anno 2019. Ok. Eravamo a Romix. A Romix addirittura. Esatto. E io ti ho visto da lontano con la mia fidanzatina. Ma come? Ma non mi risulta di essere stato con la fidanzatina di nessuno. Hai fatto una foto con lei. Il problema è che lei ha fatto una foto con te, ma lei non ha fatto una foto con me. Mi dispiace, ma se non ha fatto la foto con te, non so che bella fidanzatina possa essere, sinceramente. Quindi io adesso mi devo vendicare. No! Non piangere, no! Ma che cos'è, un palloncino che si sta sgonfiando? Allora, ascolta! Stai fermo! Fermo un attimo! Fermo! Allora, ascolta! Capisco tutte le tue cose, ma io con le persone stupide ed hater come te io non ci voglio stare. Quindi adesso mi dispiace, ma io ti saluto. È stato bello conoscerti. Addio. Tutti quanti i tuoi iscritti si disiscriveranno dal tuo canale. No! Ragazzi, è incredibile, si voleva pure spammare. Basta. Allora, questi hater di oggi, ragazzi, un tempo me li ricordavo diversi. Il video di oggi finisce qui, ringrazio tutti quanti per la visione. Ciao ragazzi, bye.